Buongiorno ragazzi da Radio Rossonera, insomma il derby si avvicina, sarà un derby molto particolare per la situazione Covid, lo sappiamo, il Milan avrà fuori due difensori, l'Inter addirittura ne avrà fuori sei, però il Milan deve vincere, è riuscito a recuperare Zlatan Ibrahimovic, sarà sicuramente lui l'uomo da battere per l'Inter, dopo tanti anni il Milan ha l'occasione di fare un derby da capolista, deve vincere. Come sempre il derby è la partita più importante dell'anno, il Milan ci arriva abbastanza bene perché non perde 19 partite, perché è prima in classifica, perché ha subito 0 gol nelle prime 3 gare di campionato, però ha qualche problemino a livello di uomini, ad esempio Rebic che è il giocatore in questo momento infortunato, in casa Milan potrebbe mancare al derby. Però le due buone notizie sono il ritorno di Ibrahimovic e quello di Romagnoli. Pioli può fare affidamento su questi due importantissimi giocatori. Come al solito sarà una partita importante, piena di significato, spettacolare, ma senza il pubblico. Credo che sia una cosa rarissima vedere un derby senza le tifoserie, senza gli striscioni, senza i cori. Quindi sarà un derby impoverito da questo punto di vista, però insomma si giocherà sabato e sperando che il Milan possa continuare il momento positivo e continuare anche a vincere come sta facendo in questo inizio di stagione. Buonasera a tutti ragazzi e vorrei parlarvi un attimo del derby di Milano che andrà di scena sabato alle 18 a San Siro, un derby diverso ma comunque importante sia per l'Inter ma soprattutto per il Milan, un derby da vincere, un derby da conquistare, è un derby che il Milan deve regalare ai propri tifosi. Ci sarà il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, difficilmente ci sarà anche quello di Rebic, ma la squadra è tosta, la squadra è pronta, la squadra vuole vincere. Un Teo carico, un Teo che carica tutti, un Teo trascinatore, un Teo che farà molto bene. Che aggiungervi ragazzi, buona partita, forza Milan e Bslema.